calciomercato dell'Inter è direttamente collegato a quello del Genoa. Anzi, i nerazzurri sono pronti a spostare l'attenzione sul campo, nella prima giornata di campionato, a quella in sede di trattative. I campioni d'Italia si sono seduti al tavolo delle trattative con i rossoblù per Josep Martinez, portiere che ha firmato con i nerazzurri settimane fa per poco più di 10 milioni di euro almeno, questa è la cifra totale dell'operazione. I due club potevano tornare a sentirsi anche per Albert Gudmundsson, fantasista per cui la beneamata ha più volte manifestato il suo interesse nel corso dell'estate. L'idea, però, non si è mai trasformata in una vera e propria trattativa, con l'islandese che è rimasto in attesa per troppi giorni, per poi firmare con la Fiorentina. E la storia non è ancora finita. Sì, perché con l'addio della seconda punta e anche di Matteo Retegui, il Genoa dovrà tornare pesantemente sul calciomercato per far sì di avere una squadra forte e competitiva per raggiungere una salvezza tranquilla. Tra i nomi che potrebbero arrivare in Liguria c'è anche un calciatore in uscita dall'Inter e la conferma è arrivata direttamente da Alberto Gilardino. Il Genoa punta Correa per l'attacco, la conferma di Gilardino. Il Genoa, tra le mura amiche, ha fatto davvero una bella figura davanti al suo pubblico ed è riuscito in extremis a bloccare l'Inter nella prima giornata di campionato. Ciò non vuol dire che la società non debba ancora intervenire sul calciomercato e dovrà cercare di sostituire al più presto Gudmundsson. Tra i nomi in primo piano per i Liguri, c'è sicuramente Joaquín Correa. Imbeccato dai giornalisti in conferenza stampa, Alberto Gilardino, allenatore della società rossoblù, non ha affatto chiuso all'arrivo del calciatore ex Lazio. È vero che vorrebbe uno tra Correa e Arnautovic. È normale che sono due giocatori forti. Abbiamo preso Pinamonti come prima punta e sono contento. Adesso stiamo valutando. Correa ha qualità e caratteristiche simili a Gudmundsson, insomma, Arnautovic no ma Correa sì, e piace anche. L'Inter, a dispetto delle recenti parole di Inzaghi, sarebbe aperta all'addio e potrebbe anche pensare a un innesto last minute in attacco, un calciatore con caratteristiche simili a quelle del nuovo attaccante della Fiorentina. 2. Altro che Dybala e Chiesa, l'Inter tenta il colpo grosso. Bomber a zero. Si parla tanto del possibile arrivo di Dybala e Chiesa all'Inter, ma i nerazzurri potrebbero affondare per un altro nome a parametro zero. Il calciomercato dell'Inter non ha regalato grosse sorprese e soddisfazioni ai tifosi, e forse era anche giusto così, dopo che erano già stati chiusi due affari importanti come quelli per Zielinski e Taremi. Per il prossimo futuro, però, continuano a circolare le piste che riguardano Paulo Dybala e Federico Chiesa. Effettivamente, manca una seconda punta a Simone Inzaghi dopo le partenze di Alexis Sanchez e Valentin Carboni, ma in realtà è veramente complicato per parametri economici o anagrafici che uno dei due arrivi davvero ad Appiano Gentile. Secondo quanto ci risulta, la gioia, ora in trattative per andare in Arabia Saudita, non è mai stata una pista reale, non ha l'età che chiede Oaktree e guadagna tanto, troppo per le casse nerazzurre. Per Chiesa il discorso è diverso. Non è da escludere che Marotta e Ausilio tentino di portarlo a Milano a parametro zero, ma avrebbe comunque dei costi parecchio alti, dato che chiede almeno 6 milioni di euro a stagione. La società sarà disposta a darglieli? Il rebus si risolverà solo nei prossimi giorni, ma intanto è un altro il grosso colpo che l'Inter ha puntato in attacco e con buone possibilità di riuscita. Jonathan David per l'attacco dell'Inter? Oaktree lo preferisce a Dybala e Chiesa,
Stiamo parlando di Jonathan David, che molto probabilmente, a questo punto del mercato, resterà al Lille e di conseguenza lascerà il club francese solo a parametro zero a giugno 2025. Questo in realtà favorisce non poco l'Inter, che potrebbe mettere a segno un altro colpo in stile Thuram. Il canadese, infatti, è ancora giovane, ha una lunga carriera davanti e voglia di confrontarsi con un top club europei. Gli interessamenti di Milan, Roma, Chelsea e PSG non si sono mai rivelati davvero concreti, per cui la chance dell'Inter di incunearsi potrebbe presto diventare reale. A gennaio 2024, il calciatore sarà libero di accordarsi con chi vuole e, a quel punto, la beneamata sarà libera di stringere un accordo definitivo con l'entourage del calciatore, che non ha comunque pretese mostruose. Sarebbe per età e caratteristiche il profilo ideale da affiancare a Lautaro Martinez, Taremi e Thuram, con possibilità anche di schierarlo un po' più largo nel 3-4-3. Ma ancora c'è un'intera stagione di mezzo e tutto potrebbe cambiare. Inter e Marsiglia ancora a braccetto sul calciomercato, operazione a titolo definitivo oppure in prestito con obbligo di riscatto. Nuovo possibile affare di calciomercato tra Inter e Marsiglia. Il primo, e fin qui unico di questa estate, è stato Valentin Carboni, trasferitosi alla corte di De Zerbi in prestito oneroso con diritto di riscatto. Un totale di poco inferiore ai 40 milioni, con i nerazzurri che si sono però garantiti un controriscatto a una cifra leggermente superiore a quella per l'acquisto. Il secondo, a sorpresa, potrebbe essere Satriano. Stando infatti alle ultime indiscrezioni di Footmercato, il club transalpino è piombato sull'attaccante uruguagio fuori dal progetto sportivo dell'Inter. L'ex nacional ha detto no al riapprodo al Brest, che si era accordato con i nerazzurri per circa 6 settimi di milione di euro, perché intenzionato a trasferirsi in Spagna, ma l'OM gli avrebbe fatto subito tornare la voglia di Liguno. Satriano ha interessi dalla Liga, vedi il Getafe ma anche il Valladolid di Ronaldo, tuttavia il Marsiglia potrebbe avere una sorta di corsia preferenziale qualora Longoria e soci riuscissero a trovare un'intesa con la società di Viale della Liberazione. Un'intesa tutt'altro che impossibile considerati gli ottimi rapporti che intercorrono tra le due dirigenze. Vedi la sopracitata operazione Carboni, come quella di un anno fa con protagonista Correa, poi non riscattato dai francesi. Satriano sarebbe stato individuato come potenziale rimpiazzo di Mumbagna, attaccante camerunese che alla prima di campionato, avversario proprio il Brest, ha subito un grave infortunio al ginocchio. Si teme la rottura del crociato con interessamento del menisco, di conseguenza un lungo stop.